tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Lacuna. Allora, dobbiamo entrare nella chiesa. Mo, la chiesa ando sta? Di qua? No, ovviamente no. Riesco sempre a sbagliare quando c'è un 50 e 50. Riesco sempre a sbagliare lato, quindi sali qua. Mi sa possiamo comprare pure le sigarette. Ok, comprate queste sigarette perché l'abbiamo fatto uno che fuma. Come ogni buon detective che si rispetti. E quindi la chiesa neomoda. Sarà di qua? Mi sa di sì. Allora, buonasera. Questo posto è aperto? Buonasera, mi dispiace ma il tempio è chiuso fino alle 6 di domani mattina. Mi può far entrare per un secondo? È molto importante, non toccherò nulla. Mi dispiace, ma che cosa riguarda tutto questo? Noi abbiamo dovuto aumentare la sicurezza da quando la telecamera non funziona. Da quando c'è stato quel video, scusate. Insomma, sono tempi un po' incerti, spaventosi, insomma, per i Savians. Qualcuno ha scritto con lo spray fanculo i Savians sulle mura del tempio la notte scorsa. Allora, possiamo dire è urgente oppure mentire, ho perso qualcosa durante il rituale pomeridiano. No, ma perché devo mentire? È urgente? Cioè, io sono un poliziotto, fammi entrare. Senti, questa è una cosa molto urgente. Non posso dirti le specifiche, ma devo entrare là dentro. Mi spiace, ma devo chiederle di andarsene, oppure dovrò chiamare la polizia. Ma io sono la polizia. mi devi far entrare, me ne frega niente, caro. Come fammi a entrare? Sono tempi orribili. Email. Ed. Sono di nuovo Ed. Hai risposto al mio ultimo messaggio? Ho avuto dei problemi con il cellulare. Si è bagnato. Quindi per favore rimandamelo di nuovo. Vabbè, non mi ricordo manco chi sia Ed, però va bene. E è tutto molto bello. Noi dobbiamo entrare qua dentro. Come facciamo? Ci saranno delle entrate secondarie. Dobbiamo trovare un modo. Qua c'è un gattino. E beh, non è che c'erano molti modi, onestamente. Ah, aspetta, dobbiamo provare a vedere. Sì, facendo così, se c'è qualcosa che ci può essere utile. Magari nota qualcosa di utile. Ah, possiamo passare sotto. Ok, eccolo qua. Fuck Savians. Ok, però non gliene frega niente. Mazza, l'hanno scritta un botto. E noi entriamo dall'entrata secondaria. Mazza, c'è una vigilanza qua. Impressionante. È facile entrare così, eh? Complimenti per il tuo lavoro, Yokoso. Proviamo Moore. Io provo a vedere se c'è qualcosa da guardare. La mega statua. Ciao, sono entrato perché la tua sicurezza fa schifo. Però dettagli. A meno chiudete la porta sul retro. Vabbè, saliva. Abbiamo capito che la situation qua si sta scaldando. Dobbiamo andare in alto. Come i migliori film proprio. Sul tetto praticamente succederà il tutto. Attenzione. Ecco, sta armeggiando con la bomba. Mr. Moore, questo è il CDI. Mani in aria, adesso. E allontanati dal dispositivo. Fanculo. Oh! Ma poverino! Cioè, capisco che lavorava male, però... Oh, no, 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 no! Sono qui! Ascolta attentamente. Ti spareranno se non coopererai, ok? Che stai dicendo? Che sta succedendo qui? Mr. Moore, io sono del CDI. Ti devi fidare di me? Dimmi tutto quello che loro... Senti, io non ho fatto niente, ok? Sto soltanto seguendo gli ordini del mio capo. Dimmeli. Dire a chi? Alle persone che stanno camminando qui per le scale, che stanno per salire per le scale.
digli la verità se vuoi vivere. E se saremmo fortunati, non ti porteranno via. Zora. Neil, che diavolo sta succedendo qui? Non sparate. Mettete giù le armi. Avete sparato alla guardia? Moon. Che cacchio è questo, Zora? È la nostra talpa, ignoralo. Vai a prendere il ragazzo. E fai attenzione che non faccia esplodere il tutto. Mr. Moore, tu verrai con noi. Neil, che diavolo è tutto questo? Spero non sia una sorta di trappola, perché se fosse così, Laura è morta. Che diavolo... Chi siete voi? Lasciatemi in pace. Non è una trappola, sono qui da solo. Dove lo portate? Non sono affari tuoi, abbiamo un patto. Ok, prendetelo. Penso che Moore ci abbia solo messo lo zampino in tutto questo. Perché Pawn, se non sbaglio, zampa. Proviamo. Cioè, nel senso, lui è secondario, insomma, penso, in tutto questo. Ci sono pesci più grossi nel background. Bisogna avvicinarsi a quelli. Ok, allora dagli un'occhiata più da vicino, allora. E quindi lascerete solo Mr. Moore? No. No, per favore, non ho fatto niente. Lascia che ci pensi io. Lui ha... si merita un giusto processo. Di che cosa stai parlando? Zora, dobbiamo sbrigarci. Scusa, Neil. Dobbiamo assicurarci che tu non ci seguirai. E niente. Ogni cosa che facciamo va a puttane, praticamente. Non siamo proprio dei bravissimi detective, secondo me. Quando mi sono risvegliato, la mia testa e le mie spalle facevano male. Avevo freddo. Mi sono sentito sollevato quando ho realizzato che ero ancora nella chiesa e non ero legato in qualche retro di un furgone. Sono andati tutti via senza lasciare traccia, eccetto la bomba. Mi sono avvicinato attentamente, ma velocemente ho realizzato che era disabilitata o che non è stata mai assemblata del tutto. Ho esaminato gli esplosivi, ho cercato degli indizi per trovarne le origini. Se Jung è stato qui prima, ci ha sbrigato a fare delle analisi. Fortunatamente per me gli esplosivi sono chiaramente identificabili dalla loro forma. Nessuno può accedere fuori dall'industria. Sono tornato indietro soddisfatto per un momento, non faccio in tempo. E il resto della realtà però mi è andato addosso. Che cosa farà lo boss di Zora quando sentirà che sono stato qui? Stanno pianificando di fare qualcos'altro con Moore? E riguardo alla guardia? Investighiamo la bomba. Ma più che altro basta non fanno male a Laura. Questo tipo di esplosivo è disarmato. Non ho visto molto attraverso la finestra dell'attico. Ma sembra che uno degli uomini di Zora gli abbia sparato. Il mio cuore ha iniziato a correre mentre stavo scendendo giù per le scale. Vabbè, comunque è disinstallata. Ci sta una chiamata? La musichetta mi sembrava che era il cellulare. Io basta che non ci ammazza una fia, però, onestamente. Cioè, io sto cercando un po' di andargli incontro, non al 100%. Però spero tanto basti per non fargli ammazzare la fia. Qua non c'è niente, quindi? No. E niente, la guardia è morta e noi scappiamo perché sennò pensano che siamo stati noi alla fine, ma no. Ci manca solo questo? È morto, e beh. Sai come gli hanno sparato così, in faccia? E niente, quindi tutto quello che noi stiamo facendo non ci porta mai a nulla. Soltanto a gente che comunque muore, eccetera. Cioè, praticamente se noi stavamo a casa, il risultato secondo me non cambiava molto. Siamo veramente inutili. Speriamo finisca bene almeno la questione, insomma.
Crisis averted, Corian Church. Quindi poteva veramente scoppiare la bomba lì nella chiesa? Abbiamo evitato di fare una strage? Vabbè, forse allora in questo siamo stati capaci, dai. Qua non c'è niente. Non so dove stiamo andando, non so dove stiamo... che stiamo facendo. E noi andiamo. Ah, questa è la caffetteria. Che però è chiusa. Stiamo andando verso casa, quindi. Posso andare dall'ex moglie? A dire, guarda che... forse ti conviene far salvare nostra figlia da qualcun altro, perché sono abbastanza inutile. Neil, qualcosa di nuovo? No. Merda. Ho così tanta paura. E se quelle persone ti stessero mentendo? E se non avessero mai pianificato di lasciarla andare? Gli ho parlato, mi hanno assicurato che lo faranno dopo i dati. Insomma, teniamo la loro parola, ok? Sai che cosa ti dico? Se non ce la ridaranno indietro domani, chiederò aiuto al CDI. Ok, va bene. Mi sembra che vada bene. Ehi, Neil. Sono contenta di non essere da sola in tutto questo. Anche io. Mi è mancato parlare con te in questi ultimi anni. Mi dispiace non aver passato più tempo con te e Laura. Solo che non ho potuto e questo fa male. So che sembra molto egoistica come cosa e lo è, fa schifo. No, riesco a capirlo. Riesco a mettermi nei tuoi panni. Ti ho sempre chiesto di prenderti cura più di Laura, ma... a volte farlo per conto mio era più facile di vederti ancora e ancora. Abbracciamola, dai. Momento difficile, insomma, la loro figlia è stata rapita. Che fai, un abbraccio, poverina. Adesso vado a casa, cerco di dormire un po'. Ci vediamo domani. Ok, ci vediamo. Sì, abbiamo fatto bene a passare qua, dai. Speriamo almeno in un finale, lieto fine, nel senso riusciamo a salvare la figlia, ci rimettiamo con la moglie, poi magari determinate cose non sono andate proprio bene, perché mi sbaglio sempre quando dobbiamo scegliere le risposte, però vabbè, solo una volta azzeccato. Ehi, Saito, che c'è? Ehi, Neil, ho buone notizie. Il nostro dipartimento IT è finalmente riuscito a trovare alcuni dati, a prendere alcuni dati della Cox. Ah no, che Cox stava cercando di distruggere, scusate. La maggior parte di queste sono bollette o contratti che non sono importanti per il nostro caso, ma comunque sono abbastanza illegali. Ma abbiamo trovato anche un messaggio che ha catturato il mio occhio. Come quello che è mandato a Gonzales. È stato mandato tramite il Mercurius Network. Sicuramente veniva da colui che sta dietro i Liberators. Te lo mando sul cellulare. Ottimo lavoro, Saito. Darò un'occhiata domani mattina. Adesso ho bisogno di dormire. Sembra che stiamo finalmente facendo dei passi in avanti nella nostra investigazione. Ci vediamo domani. Sì, le ultime parole famose. Scusa, ma non posso leggere adesso il messaggio, ma perdonami. Albert, è da un po' che non ci parliamo. Spero tu stia bene. Prima di tutto volevo ringraziarti per il buon lavoro in questi anni. Sono fiero, insomma. Apprezzo il fatto che un seguace Drovian stia prendendo a cuore la sicurezza del trasporto dei Tillanium a gara. Seconda cosa, ho una proposta da farti. Da quando la nostra cooperazione sta andando bene, cioè fino a che in verità, penso che potremmo estenderla un pochettino. Potrei usare il tuo aiuto con un'operazione. La sto pianificando da un po' di anni.
Certo, ci sono dei rischi, ma posso assicurarti che il pagamento sarà buono. E cosa più importante, la missione promette un futuro brillante per entrambe le nostre compagnie e la vendetta per quello che è successo ai tuoi genitori. Fammi sapere se sei interessato. Quindi questi si mettono d'accordo per interessi. Divix. Ma questo si fa le pippe mentali in ascensore. Quando ma? Puoi chiedere a te stesso come puoi rimanere funzionale, insomma, attraverso tutto questo, o come fai a non collassare sotto la pressione e la prospettiva di perdere la figlia per sempre. Penso che la verità sia lì da anni e sta diventando veramente... sta uscendo fuori questa voce che mi ha sempre tormentato e che sempre mi tormenterà in questa orribile merda. Mi sta deprimendo sempre di più. Vabbè, non riuscirò ad andare avanti così per sempre. Questo era il che. Le classi... Ma questa entra sempre in casa nostra. Cioè, che ci abbiamo a fare quell'affare lì? Per coprirci. Eccoti qua. Zora. Che cosa fai qui a quest'ora? No, cosa vuoi qui questa volta? Sono qui per dirti che il mio boss è felice per come sono andate le cose. Ah, meno male. Quindi la nostra figlia ce l'ha libera? Beh, non gli ho detto che ti sei fatto vedere, ah, ok. Non farlo più di nuovo, ok? Perché diavolo ha ucciso la guardia? Non dovevi farlo? Non gli ho sparato io, è stato Moon. Sì, ma c'erano altri modi. Cioè, tipo entrare sul retro perché era aperto, come abbiamo fatto noi. Che cosa hai fatto, Amur? Non sono affari tuoi. Dimmelo. Te l'ho portato io, Moon. Gli abbiamo soltanto parlato un po', ma sembra che non sappia molto. Ha detto che il suo boss gli ha ordinato... di farlo e non sa chi ci sia dietro tutto questo. Beh, alla fine ci siamo relazionati al backdoor, quindi alla parte dietro del CDI network. Dopo tutto abbiamo preso questi dati e sembra che sia il miglior modo per fare soldi in questo momento. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto per entrare. Ecco come andrà la cosa. Alle 7 domani, no, stanotte. Cacchio di ore sono, scusami. I nostri hacker cominceranno l'attacco. Ma funzionerà soltanto se ci sarà qualcuno fisicamente al computer del CDI in quel momento. Un nuovo username 4x458 Wilpo ci sarà come pop-up e richiederà i privilegi dell'amministratore che tu dovrai garantire. Zora, non ho idea di che cosa significhi e di come funzioni. Non so neanche se il mio account lo possa fare. Avevo paura che l'avresti detto. Penso dovresti chiedere a qualche sistema amministratore di poterti aiutare. Come pensi che possa andare? Ehi, ti, scusami, puoi aiutarmi per invitare alcuni hacker ad entrare nel nostro network? Beh, non c'è qualcuno nel tuo team al quale puoi chiedere? Qualcuno che creda in te, si dirai che stai facendo la cosa giusta? Tu lo sai, tu stai parlando di Saito? Non posso? E se dicessi di no? Beh, è affar tuo. Tu sei bravo con le parole. Cerca di fare uno sforzo. Quando saremo dentro, non avremo molto tempo e saremo buttati fuori dal sistema automaticamente. Abbiamo soltanto qualche secondo per navigare nel giusto folder. Per fare in tempo, dobbiamo avere un'idea di dove trovare i dati. Per questo, in cambio, dobbiamo sapere dove sia il data. No, di che cosa riguarda questi dati. E questo è il tuo lavoro, devi trovarlo tu. Come va con quell'affare che ti ho mandato? Sto facendo dei progressi, ma non so se abbiamo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Allora sbrigati. Devi submit di 1900, così possiamo iniziare ad hackerare. Non so che significhi. Non lo farò.
Ok, beh, dico ok perché questi c'hanno sempre la FIA, insomma. Ti chiamerò quando mi avrai mandato quell'affare. Fai in modo di essere al computer CDI con il tuo amico per farti entrare. Metti i dati su una chiavetta e mandacela entro alle 11 di stanotte. Ti manderò le coordinate del nostro posto di incontro. È un po' lontano. Cerca di arrivare in tempo. Se avremo i dati questa notte, ti prometto che Laura tornerà a casa domani. Sarà l'ultima cosa che ti chiedo di fare. Il tuo compagno ha sparato a una guardia senza ragione. Come faccio a crederti che lascerei andare Laura? Beh, non puoi saperlo. Devi dare fede alla mia parola, nel senso, cioè, credi a questo e basta. Se porto Saito in tutto questo, lo dovessi dire a qualcuno, perderò il mio lavoro e probabilmente andrò in prigione. Dammi un hint, cioè tirami un osso, nel senso, cioè, dammi un qualcosa per avere fiducia che lei starà bene se farò tutto questo. Dimmi che farà la differenza per te. Insomma, non può non avere significato per te togliere la vita a una persona giovane. Ma non dipende da me. Continui a dirlo. Ma non è davvero così? Non hai nessun controllo su tutto quello che sta succedendo? Se puoi fare qualcosa, per favore. Dimmelo. Se praticamente facendolo lei vivrà o meno ugualmente. Nel senso, cioè, se io faccio questa cosa, obiettivamente la lascerete libera? Tu fai quello che ti ho detto e lei vivrà, ok? E se le cose dovessero andare male? Se Saito non mi dovesse aiutare? Se non riuscissimo ad arrivare al giusto folder? Continui a evitare la domanda. Dimmi se una vita umana per te ha qualche valore. Finirà allo stesso modo comunque. Oh, lasciami in pace. Per te è sempre facile. Se niente ha significato. Come se a te interessasse della vita umana. Che cosa pensi che succederebbe se Moore. Se tu avessi l'uscita. Che cosa avresti pensato che sarebbe successo a Moore se l'avessi lasciato a noi? E quindi che devo fare? Mettere nei guai mia figlia, invece? Comunque, il tuo badge e la tua pistola ti ingannano. Tu sei un assassino come me. No, ti sbagli. C'è soltanto una persona della quale io sono responsabile per la morte. E sai cosa? Questa cosa mi sta distruggendo da anni. E ancora. Ah, è così. Praticamente ha avuto un incidente con la macchina, ha perso il controllo ed è entrato dentro un edificio. La donna dentro è morta sul colpo. Almeno non ha sentito né dolore né paura. È quello che mi hanno detto. Ebbene, non ti hanno buttato fuori per questo? No, non l'hanno fatto. Guarda, la maggior parte della gente è spazzatura. C'è sicuramente una buona probabilità che il mondo sia meglio senza di lei, ma cosa? E di te invece, allora che diciamo? Tu come ti classifici? Ti classifichi? Ah, definitivamente spazzatura? Non sei d'accordo che il mondo sarebbe meglio senza tante persone? No, la vita umana ha valore. E una persona cattiva può sempre cambiare. Vabbè, ti ho detto quello per cui sono venuta. Sai come le cose devono essere fatte? Zora? E niente, e se è data. Ciao Horace, come va? Dai da mangiare a Horace, insomma, se no questo ci muore di fame, poverino. Ok. Vabbè, se non ci chiamano nel mentre, direi possiamo andare a dormire. Tanto ci sveglieranno sicuramente, una certa, ti dico.
Dopo che mi sono svegliato, sono rimasto nella mia camera per un po'. Ho resistito all'urgenza di guardare le notizie riguardo alla guardia morta. Sicuramente qualcuno ormai l'avrà già trovato. È stata colpa mia per aver fatto entrare la persona, l'agente di Zora nella chiesa. La sua morte rimane colpa mia, fanculo. Devo fare qualcosa riguardo a questo più tardi. Oggi sarà un giorno decisivo. Le parole di Zora girano per la mia testa. Le sette stanotte. Ah, ok, questa notte. Devo fare quello che mi hanno chiesto, ma non so se riuscirò a trovare i dati. Sto perdendo tempo. Devo fare una decisione. Il shit sui Liberators, devo completarlo adesso. Ho un feeling che questi pezzi di puzzle sono lì. Chi è a capo dei Liberators, devo capire questi dati e devo dargli un'occhiata. E devo sbrigarmi a fare in modo che il boss di Zora lasci andare Laura. Ok, dobbiamo fare questo shit, mo vediamo se anche questa volta lo compiliamo male. Allora, vediamo le email. Harbor Spot. Ed. Ok, ho sistemato il cellulare, va tutto bene, ma non ho risposte da te. Cosa c'è che non va? Mi hai promesso di parlare? Che sta succedendo? Allora, i Liberators. Il nome della compagnia dietro Liberators è... Sono basati su... Appartengono al settore specializzati in... Oddio, che cacchio ne so. Blue Sky, Amora, Glover Mining, Millex, Happy Cow, Black Mamba, Amoli, Nozal, Hannel, Wajabi, Anobi, Dyson, Mei, Troppe, Pharma, Gustatore, Norton, Beyond Body, Brain Tech, Praxidi Like, Blue Sky. Qui ci ammazza una fia, ho capito. I Liberators. The data is about... Madonna mia, ma come facciamo a fare questa cosa? Allora, i Liberators. Il nome della compagnia dietro i Liberators. List of companies. Le compagnie che possono essere dietro i Liberators. Ok, quindi praticamente qui ci sono tutte le risposte poi, no? Basate in... Nel settore specializzate in... Ah, sì. Ah, oddio, che ne so qual è. Anche perché giocandoci una volta ogni tanto, ma io mi posso ricordare tutte queste cose. Cioè, non è che ci gioco di seguito. E magari poteva andare un po' meglio, ma siccome ci gioco una volta ogni tanto, ma io non mi ricordo assolutamente niente. Old Man, Eleven, Joros Plaza. Ice Plus, Chest Plus, Beyond Body Team. The Dating Elite Team. Entries. Our Deal, Gonzales, Gara, Garian Network. Non lo so. Non ho veramente modo di capire. Felodrome, Tillian, Harbor Spot. Ah, queste sono le cose che abbiamo trovato. Hard drives. Card reader.
James Moore. Non c'è assolutamente nessuna Whiskey Battle. Non c'è assolutamente modo di vedere i nomi di ste cose. Il CEO Cox Security, Millex Mining, Millex Mining. Però delle email, Albert A. Our Cooperation. Non c'è Albert da qualche parte nelle news? La Millex sta uscendo fuori un po' di volte, in verità. Amy Thorson. Millex. Beh, la Millex, ripeto, esce abbastanza. Abraham Gonzalez. Questo nome che era uscito già. Drovian Electric Companies. Association of Drovian Electric Companies. Non c'è niente di Electric Companies. La Millex comunque è uscita un sacco di volte. Quindi potrei mettere Millex Mining, Gara Mining, Tillanium. Cioè, alla fine, secondo me, tutto sto casino è sempre per sto cazzarola di Tillanium. Si ricollega tutto a quello. Allora, diciamo, se non trovo altro, metto quello. Poi non è detto che sia, però va bene così, insomma. Cioè, ripeto, no, non giocandoci sempre, no, non mi ricordo assolutamente le cose. Ma io metto la Millex. Secondo me il Tillanium è la base di tutto. Millex Mining, Gara Mining, Tillanium. Basta, è la Millex. Allora, è la Millex Mining... Glover Mining. Quindi solo Millex devo scrivere. Va bene, Millex. La Millex Gara Mining Tillanium. Da 1 a 10 quanto ci ammazzano la figlia? Millex Gara Mining Tillanium. Tiè. Conrad, sei pronto per tornare all'HQ? Se i Liberators hanno detto la verità in quel video, il secondo attacco sarà oggi. Dobbiamo prevenirlo a tutti i costi. Ascolta, Gary, penso che so chi ci sia dietro i Liberators. Secondo me abbiamo sbagliato, però vabbè. Cosa, davvero? Sì, ti mando il nome della compagnia. Ottimo lavoro, Conrad, non lo so. Farò arrestare subito il CEO. Vado verso la HQ, ci vediamo tra po'. Allora, da 1 a 10, secondo voi, quanto abbiamo sbagliato? Vabbè, ma ripeto, non è colpa mia. Se ci giochiamo una volta ogni morto di papa, io non me lo ricordo. Entri dentro sto minchia di coso. Comunque, ripeto, la Millex... è uscita molto spesso. E il Tillanium è il motivo di tutto sto casino, dai. Quello è un po' palese, no? Facciamo arrestare la persona sbagliata. Lo so che andrà così. Ok. Allora.
Andiamo a prendere sto treno, va? E vediamo che fine famo. Avremo il finale peggiore. La moglie che ci odia. La figlia morta. Abbiamo arrestato gente che non c'entrava niente. Abbiamo fatto esplodere cose. Vediamo un po' che succede qua al CDI, va? Allora parliamo a Gary. E mo Gary ci dirà: che cazzo hai fatto? Vamonos. Allora, Gary, dove sta? Una chiamata. Sì? Ah, Evelyn Moore. Hai trovato mio marito, sì. Io, che c'è? Gli è successo qualcosa? Didn't turn up? Non lo so. Onestamente non so. Ah, forse non si è fatto vedere? Stiamo mentendo? Ah, quindi avevo ragione. Lui non lavora con i Liberators, dopo tutto. Stiamo cercando di capire la cosa. Che cosa significa? L'avete trovata al Corion Hotel o no? Senti, questo non è un momento adatto, ok? Ma mi avevi promesso che l'avresti protetto, James. Se gli dovesse succedere qualcosa. Per favore, nostro figlio ha bisogno di un padre. Parliamone dopo. Niente, non riusciamo a farne una buona. Gary è questo? Eccolo. Ehi, riguardo al CEO che ci hai detto che sta dietro i Liberators, l'abbiamo portato, ma insomma alla prima occhiata sembra non abbiamo preso la persona giusta. Cioè è normale che lui stia dicendo che non l'abbia fatto, ma non riusciamo a trovare nessuna connessione fra Cox, Gonzales o Benny. Sarebbe abbastanza imbarazzante se venisse fuori che è innocente. Eh sì. Non abbiamo neanche nessun indizio di dove o come quel secondo attacco succederà. Sto iniziando a diventare nervoso. Ho un meeting con la stampa tra qualche minuto. Insomma, finiremo tutto più tardi, va bene? E niente, ragazzi. Anche questo è sbagliato. Dovevo scrivere un report riguardo le mie indagini sui Liberators su questo caso, ma non sono riuscita a concentrarmi neanche per un secondo. Prima dovevo aspettare per i miei colleghi per andare a casa poi da solo con Saito. Lavora sempre fino a tardi. E poi cosa? Se si rifiutasse di aiutarmi, l'idea di forzarlo mi devasta. È mio amico dopo tutto. Quando poi sono arrivato a non pensarci più, è arrivato un altro pensiero. Laura potrebbe morire questa notte. E se dovesse morire sarà colpa mia. E niente. Secondo me non riusciamo a fare veramente nulla di buono. Andiamo da Saito. Dov'è Saito? Non è qua. Non è qua. Saito? No. 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 Certo, un minimo di indicazioni ce le potrebbe dare. Che cacchio ne so io di sta Saito? Da qualche parte dovrà essere Saito.
eccolo. Ah, sei ancora qui intorno? No, allora non è side. Saito. Non ho capito. Qual è il nostro obiettivo? Submit the shit. Ma l'ho già fatto? Ah, questo? I dati riguardano... Ah, beh, no, aspetta, però... Boh, questo non lo posso fare, mi serve il computer. Ma se Saito non me caga? Non è quello lì. Chiaro. Mi sono persa Saito da qualche parte. C'è nessuno, c'è solo quello. Dovrebbe essere quello Saito. Mica ho capito. È questo che è? Sto coso. No, non mi è assolutamente chiaro. Sopra non sale. Dovrei usare il computer, ma non me lo fa usare. Ho bisogno di Saito. E Saito non mi aiuta. E allora non ho capito. Boh, raga, mica riesco a capire. Cioè, dice parla con Saito. L'unico che sta là, qua dentro sto palazzo è quello. E quello dice, beh, ancora qui, stai. Sì, però mi devi aiutare. Non è tutto un cazzo. Non lo so. Sei ancora qui? Sì. Sono perplessa. Sono veramente molto perplessa. I computer sono questi? Allora non lo so. Allora proviamo un attimo a vedere una... di qua. Vabbè, me ne vado. Se me ne vado, che succede? Vediamo. Non arriva il treno? Di solito arriva. Quindi non me ne devo andare. E va bene. Ma se io devo fare quell'affare Millex. Eppure la Millex sta ovunque.
Dice dove chiede aiuto a Saito, ma Saito non mi aiuta. Cioè, com'è possibile questa cosa? Sei ancora qui? Mannaggia la trota. Email, colazione. Buongiorno Conrad. Volevo fare una passeggiata nel parco vicino a la casa tua domani mattina. Sai quale? Quando lasci l'ascensore, passa la fontana. Starò lì a prendere un caffè vicino al gazebo. Vieni se vuoi incontrarmi. Starò lì per un'ora o due. Liam Campbell. I dati. Il dato è sulla Water Reefs Abduction, Hope Scandal, District Esplosione. 4 per... 1900, prima c'era un 1900. Non c'è manco un 1900, mannaggia la troia. Non lo so, raga. Però, allora, scusate, no? Nelle chiacchiere, Zora... Questo è l'username. Io onestamente non capisco. In questo gioco è bello, ma rimango sempre perplessa di come cacchio si fanno sti... Si compilano questi cosi. Submit the shit. Io non capisco perché non posso parlare con Saito, se l'ha detto. Ma che cazzo ne so. Vabbè, secondo me avrà a che fare con l'incidente che è successo in quel settore, ok? Questo non ne ho idea. Ma non si possono fare cose così a minchia. Ma non abbiamo scoperto nulla. L'unico numero era 1900. Vabbè, di certo le abbiamo sbagliate tutte. 1840. Gara. C'è un 1840? Ma manco per il cacchio. Vabbè, però, non so. 1840. Forse stiamo nel 1840, sì. Ok. Il codice è 9264. Quando è successo l'incidente? Settore 2 l'incidente su Drovia. 1803. Vediamo un po'. Cioè 1800 e 1805. Settore 2 incidente Drovia. Ah, perché non c'è 1803? Settore 2 incidente Drovia. Vediamo se ci sta qualche altro numero. 1700. Bunny. Alla fine del 1700 è nato Bunny. A Millex, io boh, non lo so. Non lo so, raga. Allora, l'incidente è stato nel 1803, ok?
Vabbè, famo così. Tanto l'abbiamo sbagliate tutti. Parla a Saito. Ah, mo ci parlo a Saito. Ehi, Saito. Ehi, lavori fino a tardi? Aspetta, c'è una cosa che devo, di cui devo parlarti. Certo, dimmi. Saito, mi dispiace. Di cosa? Per cosa? Va tutto bene? No, non è così, mia figlia. Laura è stata rapita. E le persone che l'hanno presa vogliono qualcosa da me. Ho bisogno del tuo aiuto per... farlo. Che cosa? Laura è stata rapita? Da chi? Un gruppo di mercenari. Merda, mi dispiace, Neil. Quali sono i piani del CDI per agire? Il CDI... Che cosa... pensi che farebbero queste persone se lo dicessi al CDI? Aspetta, non l'hai detto a nessun altro? No, senti, non abbiamo molto tempo. I mercenari vogliono che mi aiuti a fare avere dei dati che hanno preso dal capo. Vogliono creare un backdoor nel CDI network. Vogliono alterare l'accesso brevemente per prendere questi folder dal CDI del database. Ma non riescono a farlo. Può essere fatto soltanto da un computer locale. Ed ecco che entri in gioco tu. Tu hai detto sei un amministratore, vero? Puoi garantire le loro richieste per l'accesso in questo folder specifico che noi non possiamo vedere. Prenderanno tutti i dati da questo folder nei file locali. Poi lo metterai su una chiavetta USB. E, insomma, non sarà mandato sul web. Ok, ascolta, io... fanculo, maledizione. Gli porterò i dati e libererò Laura. Ma Neil, tu ti rendi conto che non puoi credere a queste persone? Perché sei così convinto che la lasceranno alla fine di tutto questo? Se vuoi salvare Laura, devi chiedere aiuto agli altri dirigenti del CDI. Non so molto di queste persone... non c'è possibilità che il CDI possa tracciarle in poco tempo. La lagering sarà in 5 minuti. Se non darò i giusti dati stanotte... Ok, Laura muore. La uccideranno. Non ne ho idea. Quando loro apriranno questo folder che stanno cercando, potrei riuscire a localizzare da dove viene questa fonte. Spiegheremo poi agli altri che cosa sta succedendo e faremo un raid in quella location prima che tutto questo venga schedulato. Avrai Laura libera e insomma non andranno avanti con i loro piani. Se lo faremo in questo modo, riusciremo a riprendere i dati nel folder. Non ne avremo bisogno, ma se non riuscissi a tracciarli e non prendessero i dati, non avremo niente. Bene, accetto comunque il trasferimento di questi dati. Li cancellerò se non riuscirò a rintracciare l'hack. No, gli darò i dati come abbiamo pianificato, diciamo alla CDI. Allora, siccome io i dati che metto di solito li sbaglio, se facciamo così, probabilmente tanto ho sbagliato. E quindi ci ammazzano Laura perché dicono: guarda che c'hai dato i dati sbagliati, ce l'ammazzano. A questo punto chiedo aiuto al CDI. Perché tanto se dipende da noi ce l'ammazzano sicuro. Ok, diciamolo al CDI. Sì, sì, almeno qui forse c'è una possibilità che non ci ammazzano Laura. Se dipende dai dati che gli abbiamo mandato, sicuramente ce l'ammazzano. Ok, ok, bene. Sono contento tu sia d'accordo. Troverò la loro location e poi chiameremo Gary. Che di cosa sono questi dati? Perché li vogliono? Non ne sono sicuro, non ho tempo di spiegare, sta chiamando. Ehi Neil, ho ricevuto il tuo foglio. Sei pronto? Sì, siamo pronti, bene. Stiamo cercando adesso quel folder. Ti dirò quando siamo entrati. Senti, non riesco a trovare, eccola, il folder che corrisponde ai dati che mi ha mandato. Cosa? Impossibile. Hai cercato bene? No, penso ci stai fregando. Il sistema ci ha buttati fuori.
Anzi, no, ci butterà fuori tra qualche secondo. Aspetta un attimo. Che cosa facciamo? Che sta succedendo? Penso lei abbia ragione. Non vedo nessun cambiamento nei diritti d'accesso. Ok, dobbiamo allungare la cosa. Zora, sai tu hai dati. Non siamo sicuri perché non le vedi, ma ci stiamo lavorando. Meno male ho chiesto aiuto ai CDI perché i dati erano sbagliati. Abbiamo tutto. Ci vediamo più tardi di questo. Non incasinarci, eh? No, no, ci vediamo dopo. Dannazione di Neil. Merda. Non sono riuscito a trovare la loro location perché non sono arrivati al folder. No, 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 che cosa facciamo adesso? Dobbiamo chiamare Gary e gli altri, adesso. Sta andando tutto malissimo. Vediamo. Allora, ho trovato l'edificio dove volevano che ci incontrassimo per questo scambio. È un sito abbandonato. Non posso crederci ancora che tu non ce l'abbia detto prima. Che cosa diavolo stai pensando, Conrad? E quante informazioni gli hai dato riguardo al CDI? Guarda, tutte sbagliate, non ti preoccupare. O sulle nostre investigazioni. Queste persone sono criminali e della peggior specie. Te lo sei dimenticato? Ne pagherai le conseguenze per questo, Conrad. Lo potete lasciare in pace, Gary? Lo puoi lasciare in pace? Non è il momento giusto adesso. Beh, sicuramente staremmo meglio se l'avesse detto prima al CDI. Oppure avrebbero potuto sparare a Laura. Se lo avessero capito. Noi abbiamo fatto tutti dei training riguardo la negoziazione degli ostaggi, quindi sono allenati per questo. E sono sicuro che Neil ha fatto il meglio che poteva. No, abbiamo fatto malissimo. Adesso non mi interessa di questo. Possiamo focalizzarci, per favore, di far uscire Laura da lì? Concordo, non abbiamo tempo da perdere. Mentre noi discutiamo, Neil, vai a fare lo scambio e fagli capire che tu hai i dati che vogliono. La chiavetta contiene falsi dati, insomma. E speriamo che loro ci caschino abbastanza per farla lasciare Laura. Assumendo che loro non stiano pianificando di tenerla, insomma, come ostaggio. Ci sentiremo via radio e vedremo come si svilupperà la situazione. Quando sarai a una distanza di sicurezza, manderemo un'unità per arrestarli. Se le cose dovessero andare male, interverremo comunque. Fortunatamente l'edificio ha delle grandi finestre. Farò dare un'occhiata intorno all'edificio. Possiamo mettere dei cecchini in varie posizioni. L'nemico avrebbe magari pensato la stessa cosa. Fate attenzione a posizioni ostili, insomma. Roger, quindi va bene. Andremo in 30 minuti. Meno male abbiamo chiesto aiuto al CDI, se no Laura ce la giocavamo, almeno forse riusciamo ad aiutarla. Poi noi magari ci mandano in galera, perderemo il lavoro, ci odieranno tutti, ma almeno salviamo Laura. Va bene ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qui. Io penso che il prossimo episodio sarà l'ultimo. Insomma, il nostro obiettivo è salvare Laura e vedremo se ci riusciremo. Voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao.